passo indietro comunque ovviamente con l'aspetto logistico. Io non ho che da introdurre la conferenza stampa invitando innanzitutto qualche problema a questo parti che è l'anima da, ecco, è l'anima da 10 anni, 15 quest'anno. Levati. Dopo anni di questa iniziativa straordinaria che è ancora la vita, per il secondo anno, questo non lo sbagliamo, partiamo dalla Piazza della Signoria, l'anno scorso una marea arancione ha in qualche modo invaso pacificamente le strade di Firenze in una giornata splendida che ci ha consentito di coniugare al meglio il tema della solidarietà e dell'attenzione verso gli altri, verso gli ultimi, verso chi in difficoltà, verso chi vive un momento di disagio, con la bellezza della nostra città. E quest'anno la marea cambia colore, mi verrebbe da dire che il popolo viola non funziona politicamente da qualche mese, calcisticamente non è un gran periodo, quindi anche questo, ma mentre quel popolo viola lì va bene, recupereremo, da qui a domenica abbiamo già recuperato qualcosa, ma in ogni caso al di là della discussione sui colori credo che sia una straordinaria realtà. E allora ospitare questa conferenza stampa nella sala di Lorenzo è un dovere e un piacere, per questo vorrei davvero esprimere la gratitudine della città. La vostra iniziativa Carbona è un'iniziativa che riesce a mobilitare le famiglie, a mobilitare gli atleti, a mobilitare tutte le persone per uno scopo che è uno scopo di straordinaria bellezza, quanto la bellezza non è soltanto quella che vediamo nel nostro paesaggio, nella nostra città, ma anche la bellezza di una tradizione che ha sempre messo al centro l'attenzione verso le cure mediche e la sanità. Se ci pensate l'immagine del Salone degli Incendi, a cui collabora Pinelleschi, l'immagine di Santa Maria Nuova, l'immagine di una Firenze di San Giovanni di Dio, l'immagine di una Firenze che è sempre stata alla guardia delle cure, è secondo me una bellissima biglietto da visita per la nostra città. Allora, domenica 26 settembre io mi auguro che anche i giornalisti per una volta, oltre a fare i giornalisti, qualcuno l'ha sempre fatto, abbiano la voglia e il piacere non soltanto di darci una mano in questa settimana sottolineando la positività di questa esperienza, ma anche perché no, di mettersi in gioco, di mettersi in gioco insieme a noi. Io quest'anno corro per la prima volta, non so se arrivo a parto, da Palazzo Vecchio, sotto Palazzo Vecchio, in Piazza della Signoria, significa provare a cominciare a mettere insieme la grande storia di Firenze con il futuro fatto di bellezza e di solidarietà. Per tutti questi motivi, grazie a tutti voi e grazie in particolare a Cuore, che non è soltanto l'anima, ma è una potenza pazzesca in città. Nel mese finale di Provi la Vita è bellissimo, dallo stadio a tutte le altre iniziative, tutti gli altri eventi, e credo che sia un modo bello per testimoniare che questa città abbia tanto da dare anche per il futuro e non solo per il passato. Buona giornata.